Aiù, vieni a Napoli, ti faccio mangiare io la vera pizza napoletana. Ma come fa questa cosa? Aiù, vieni a Napoli, ti faccio mangiare io la vera pizza napoletana. Ma come fa questa cosa? Ragazzi, sono tornato qua a Napoli perché, come mi aveva detto Fuse nel mio video che ho fatto uscire, dove gli ho fatto assaggiare la pizza riso col pollo, mi ha detto: vieni qua a Napoli che ti faccio assaggiare la pizza originale, migliore, buonissima di tutti. E quindi sono qua appunto per questo. Yo, bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Napoli insieme a Fuse. Ciao a bella io. Fuse, benvenuti nella mia Napoli. Benvenuti a Napoli ragazzi, oggi siamo a Napoli a provare la miglior pizza di Napoli. Allora, io devo dire, sì, ci sono varie pizzerie più buone a Napoli, dipende dai gusti, come abbiamo detto prima. Per me, per quanto mi riguarda, la top 3: Vincenzo Capuano a Lungomare di Mergellina, se vuoi goderti un po' di mare. Ok. Altrimenti, se vuoi stare un po' più sul classico, ci sarebbe andare da Gino Sorbillo. Ok. Però per me il migliore in tutto, 50 calò a Fuorigrotta, che siamo pure qua in zona 50 calori. Oggi è domenica ragazzi, quindi non tutte le pizzerie purtroppo sono aperte alla sera, quindi abbiamo visto che 50 calò è aperto e a fine di questa giornata faremo un salto a provare questa meravigliosa pizza. Assolutamente. Approvi? Siamo venuti qua. Se no, cosa siamo venuti qua a fare? 50 calò perché 50 calorie la pizza. No, no, Pier, per favore, perché Pier? Ma voi venite a mangiare la pizza? Dai, ve la offro io. Allora, vabbè, ve la offro io, ragazzi. Ve la offro io. No, ragazzo, mio padre, no, non vai! Mamma mia, scemo! Ah, perché ha questo occhio rosso? Si è fatta una bomba. No. Non ha dormito stanotte? No. Oppure, non lo so, gli è andato un po' l'acqua. Una notte focosa. Secondo me... A bomba non è... Ma non ha la faccia da bomba, hai capito? Ha un po' più la faccia da... da shampoo, sì. Vediamo. Scrivetelo qua sotto nei commenti, ragazzi. anche che tipo di bomba. Ragazzo, com'è vivere qua? Ah, io sto bene, cioè. Sì? Si dice che qua sono razzisti, ma non è proprio vero. Ma il cibo. Sì, il cibo è buono qua a Napoli. Il cibo è buono. Ma ragazzi, se me lo dice un nero. Oh. Pizza. Partiamo, let's go. The Pirla Scar. Ragazzi, sono appena arrivati al McDrive, adesso stiamo per girare le loro scene che uscirà sul canale Pirla Svu e vedremo McDrive a Napoli ragazzi, mai fatto. We'll be right back.
alla fine siamo venuti tutti siamo qua al Mac. Abbiamo che vergogna, ragazzi. Abbiamo mangiato. In realtà non ho mangiato perché noi dobbiamo andare a provare la pizza, la miglior pizza stasera di Napoli stasera. Quindi tra un paio di ore, ragazzi, li salutiamo perché loro devono andare via e andiamo a mangiare questa pizza napoletana. Ah, così, ammeglia. Ragazzuoli, questa giornata carica di video finisce qui per loro che devono andare. Li salutiamo, li ringraziamo. Grandissime persone. Mai trovato dei napoletani più rispettosi di loro, ok? Che seguono le regole, seguono la moda, seguono la tendenza e non insultano mai proprio. Adesso noi, ragazzi, andiamo a mangiare la pizza più buona. Infatti. Oh, poi ti faccio sapere, eh. Poi ti faccio sapere. Ti faccio sapere, eh. Se non è buona, ti diamo i soldi indietro. Allora, Pier, ordiniamo 100 euro di... No, dai. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Ciao. È stato un piacere. Ciao. Andiamo alla macchina e partiamo! Ragazzi, siamo appena arrivati da 50 Calò, la pizzeria che ci ha consigliato Fuse, c'è veramente tanta fila. Da un lato è un buon segno, vuol dire che si mangia veramente bene. Dal lato un buon segno sì, perché significa che c'è della qualità in questo 50 perché Calò. Perché diciamo sulle 6.45 è aperto da 10 minuti. E guardate quante fila, cioè. quella spero che ci sia anche quella. Adesso io chiedo al cameriere comunque. Ragazzi, finalmente siamo arrivati, qua. Siamo riusciti ad entrare nel posto in cui ci ha portato Fuse. Carino. Com'è? Se è buono il cibo. Vedremo se è buono oppure no. Ragazzi, questa è valutata la miglior pizzeria di Napoli, ve lo ricordo. Quanti controlli, raga. Infatti, Fuse, mi raccomando, non ci deludere. Ragazzi, abbiamo appena ordinato, io ho preso come antipasto un bel soufflé di riso e poi dopo quello che hanno preso i ragazzi lo vedrete più tardi. Gabri qui al telefono che sta aspettando appunto la sua bella pizza. Ecco come è fatto il supplì, questo è all'interno del supplì. Sai che vederlo ispira anche a me, quasi ne prendo anch'io. Pier, wow, veramente wow. Sono arrivato, gliele mostro. Tra 3, 2, 1, eccole qua le nostre pizze. Wow, ragazzi, wow. Cioè, io non vedo, io ho l'acquolina, Piero, come faccio? Io non vedo l'ora di assaggiarle. Cioè, allora, no. Cioè, Gnabri, ragazzi, guardate come se lo mangia, Gnabri. Wow. Gnabri è già partita la carica, se lo sto mangiando. Io ancora devo assaggiarlo e devo capire un attimo da dove partire. Guardate Pier che si fa i selfie con le pizze. Guardate Pier che si fa le foto con le pizze. Selfie check. Ma com'è che non ti vedo mai fare le foto con le ragazze? Questo è un tasto dolente che non dovevi prendere. Guardate qua, ragazzi. Ragazzi, questa è una pizza particolare, si chiama pizza e patate e a vederla diciamo che non ispira,
però nella descrizione del menù spacca. Quindi spero che sia così, anche ad assaggiarla. Pizza e patate. Eccola qua. Wow ragazzi, questo è il fritto che ha preso Gabri. Pizza fritta. Pizza fritta. Guardate qua, che spettacolo. Qua è tutto buono, cioè anche la forchetta secondo me. Ragazzi, 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 siamo appena usciti fuori dal ristorante, scusate, dalla pizzeria migliore di Napoli, su consiglio del nostro carissimo amico Fuse Gamer. Grazie Fuse, ed è arrivato il momento delle nostre considerazioni. Ristorante di nome 50 Calò, wow, abbiamo speso per quello che abbiamo preso leggermente sopra la media, però essendo recensito veramente bene e per la fila che c'era, ragazzi, c'era veramente tanta fila quando siamo arrivati. Per quanto riguarda le loro pizze, per quello che abbiamo mangiato, vi dirò la verità: mangiare una pizza a Napoli non è come mangiare una pizza a Bologna. È un'esperienza diversa, lo capisci che gli ingredienti del terreno sono diversi da quelli che trovi altrove. La pizza è nativa di Napoli, quindi ragazzi, cioè, che cosa ci potete fare? Cosa ci potete fare? Proveremo altre su consiglio anche vostro, se volete, quindi scrivetelo qua sotto nei commenti se volete che andiamo a provare altre pizzerie qua a Napoli. Quanti e scrivete, cibi, o anche altri cibi. Richieste assurde le pizzerie, vediamo se riusciamo a trovare una pizzeria che fa riso col pollo. Lì portiamo gli ingredienti e vediamo se ci fanno. Li portiamo noi e vediamo se ci fanno su richiesta la pizza riso col pollo. Mi è piaciuto un sacco la pizza fritta di Gnabri, veramente veramente meritata. La pizza fritta di Gnabri, ragazzi, ha meritato e non me l'aspettavo soprattutto. Quindi ragazzi, dopo tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, ragazzi, stavo dicendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, fatemi sapere se volete altri video di questo tipo. Ovviamente iscrivetevi anche al canale PirlaSvu, però immagino che chi è che nel 2022 non è iscritto al canale PirlaSvu? Cioè io sfido qualsiasi persona a dirmi che non è iscritto al canale PirlaSvu. Quindi ragazzi, da Napoli è tutto, da questa bellissima vista è tutto, dalla pizzeria è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, linea allo studio! Woo!